Cari amici di Fano TV, ben trovati. Altro appuntamento in cucina, questa volta con il Circolo Ponte Sasso. Allora do subito il benvenuto alle nostre amiche in cucina, Antonella e Fulvia. Benvenute. Buongiorno. Grazie. Allora, poi abbiamo tante cose da raccontarci e da raccontare. Intanto partiamo subito con la ricetta. Che cosa prepariamo oggi? Chiacchiere o frappe, come le che si chiamano. Le chiacchiere in cucina ci piacciono. Poi tra donne, le chiacchiere tra donne. Esatto. Vediamo subito gli ingredienti. Allora, che cosa occorre? Farina, burro, uova, limone, zucchero vanigliato a velo, anice, vanillina e zucchero normale. Perfetto, questi sono gli ingredienti necessari e adesso vediamo subito come si preparano le chiacchiere di carnevale. Andiamo subito a preparare questa ricetta. Ci occorre una terrina dove metteremo che cosa, Antonella? Le due uova. Le due uova. Allora, Antonella e Fulvia sono due sorelle. Esatto. Che fanno parte dello stesso circolo ricreativo. E poi chi c'è con voi? Perché mi avete raccontato una cosa prima che vorrei raccontare anche a voi. Sì, con noi è venuto anche nostro fratello Marsino. Ah, ok. Ha a che fare anche lui con questo circolo Ponte Sasso. Ha a che fare molto col centro sociale. Vicepresidente. Bene. E quindi tutti e tre vi siete ritrovati a far parte di questa bella avventura, come la chiamo io. Esatto. Esatto, e voi siete le cuoche del circolo, ci sono altre donne che come voi insomma si cimentano in cucina. Sì, ce ne sono altre. Poi quando si fa la festa dell'Unione Sportiva Ponte Sasso d'estate, che adesso con queste condizioni quest'estate è saltata. Va bene, ritorneremo. Speriamo ritorneremo come dico sempre io. Presto. Assolutamente. Allora si aggiunge lo zucchero alle uova, sì, continuando a mescolare, sì, con una forchetta, ma si può fare anche sì, con una frusta o uno sì, sbattitore sì, esatto, elettrico. Ecco. Ok. Poi allora, ci sono anche altre iniziative a Ponte Sasso, sempre di cucina, pranzi per gli anziani, sì, gite, feste dalle bocce, ci sono dei tornei. Quindi siete anche voi molto attivi. Mia sorella è più attiva di me. È una giocatrice di bocce col fratello. Vedi, allora queste donne si danno da fare non solo tra i fornelli. Allora, mentre Antonella unisce a questo punto il burro a temperatura ambiente. Niente, esatto. Intanto Fulvia grattugerà la scorza del limone, giusto? Sì. Che ci servirà più tardi, quindi un limone non trattato. Io faccio un piccolo riepilogo della ricetta con le dosi. 220 g di farina. Occorrono due uova, 30 g di zucchero, 20 g di anice, 30 g di burro a temperatura ambiente, un limone grattugiato non trattato, un pizzico di sale, una busta di vanillina, zucchero a velo e olio di arachidi per friggere. Stiamo preparando le chiacchiere di carnevale. Io di questa ricetta ne conosco una variante anche al forno, perché si possono sì, esatto, fare anche al forno. Ma l'impasto sì, quindi è sempre lo stesso per la cottura al forno? Sì. Sì, si okay, possono fare anche al forno. Tu le fai anche al forno? Io specialmente mi piacciono più così. Ti piacciono più fritte? Poi sì, insomma, a sì, carnevale se non si frigge, no? Ecco. Ecco, visto che quest'anno insomma è un carnevale un po' diverso, però la tradizione del fritto la manteniamo sì, comunque. Poi ci aggiungiamo l'anice, un pizzichino di sale poco. Un pizzico di sale, perfetto. L'anice. L'anice. E intanto il burro si è ben sì, frantumato perché era sciolto a temperatura ambiente, quindi sì, poi con le morbido, mani viene anche più frantumato. Ok, poi più tardi lo lavoreremo con le con mani. Le mani. Sì. Perfetto. Questo è il tuo dolce forte, il pezzo forte del carnevale per te? Ce ne sono anche altri, abbiamo scelto queste chiacchiere. Sì. Ma allora, secondo voi le donne in cucina di che cosa chiacchierano di più, o in generale, o anche davanti a un caffè, semplicemente? Però la cucina è un bel luogo dove insomma si può interagire, ci si racconta, ci si confronta. Quali sono le chiacchiere preferite delle donne? Oh, con le amiche si ritrova sempre a raccontare delle cose passate insieme. Che bello. Sì, molto volentieri. Con che le bello, amiche raccontiamo le cose fatte. Le cose già fatte, passate insieme, che ce le ricordiamo volentieri. E poi è bello anche progettare, no? Nuove cose da fare, perché sono sempre uno stimolo importante. Sì. Abbiamo aggiunto la farina un po' alla sì, volta. Sì, un po' alla volta, che poi... L'impasto delle chiacchiere come deve risultare in fatto un di po' consistenza? Morbido. Morbido. Un po' morbido, sì. Ok. Quindi l'impasto è molto semplice, sì, mi pare di capire. No, è una ricetta semplice questa. Ok. E poi l'impasto deve stare in posa? Deve stare un pochino in posa, sarebbe meglio. Sì, indicati... vengono...
È un quarto d'ora. Un quarto d'ora. Vengono più friabili. Perfetto. Un quarto d'ora fermo. La farina 2,20, però può essere anche 2,50 perché dipende anche la grandezza delle uova. Quindi delle quella uova. A sentimento, ecco, come dico esatto, io. Bisogna vedere. Allora, la farina sulla spianatoia, perché a questo punto dobbiamo impastare a mano fino ad ottenere un impasto omogeneo della giusta consistenza, perché poi dovremmo stenderlo con il mattarello. Allora, tutto al centro della spianatoia precedentemente infarinata per evitare che si appiccichi. Sì. Anche un po' di farina sulle mani, mettiamo, Antonella. Sì, come no, adesso sì, adesso arriva. E sopra, e iniziamo a lavorare il nostro impasto dalla terrina alla spianatoia, e si mescola velocemente in modo tale da far scivolare la farina all'interno dell'impasto, non solo all'esterno, e facciamo in modo che non ci si appiccichi tutta nelle mani. Quando verrà via totalmente dalle mani, significa che l'impasto, insomma, è pronto ed è esatto, la consistenza desiderata. Lavorare velocemente così, come stai facendo tu. Prepariamo il nostro panetto, che lasceremo riposare un quarto d'ora coperto? Sì, con la pellicola. Con la pellicola, anche sulla spianatoia? Esatto, va bene. Direttamente sulla un piattino, spianatoia, ecco, un piatto, qua. 15 minuti. Il nostro panetto è pronto. È pronto, ok. E allora tra 15 minuti provvederemo alla sfoglia. Esatto. E se Antonella ci ha preparato l'impasto, sarà Fulvia a provvedere alla stesura della sfoglia. Eccolo qua, il nostro panetto che è stato in posa 15 minuti, spianatoia infarinata e vai di mattarello. Allora Fulvia, facciamo anche con te le chiacchiere, non solo insomma quelle che mangeremo poi, ma anche le chiacchiere in cucina. Che cosa ci racconti tu, Fulvia, di tuo? Tu sei una giocatrice di bocce. Anche, sì. Anche. Vi racconto che il centro sociale è stato fondato da Giancarlo Santinelli, l'Unione, che frequentava l'Unione Sportiva Ponte Sasso, praticamente il calcio, e da questa squadra lui, che partecipava, ha pensato di fare un bar per giocare alle carte al centro sociale a Ponte Sasso. E da lì è nato il ristorante Campi di Bocce, e si fanno molte iniziative. Bene. Tra cui scampagnate, giugno e ottobre si va in gita sulla Castagnata, sul monte, si fanno tante iniziative. Beh, io devo dire che il bello di tutti questi circoli che stiamo conoscendo e che conoscerete, insomma, strada facendo, ecco, le iniziative sono tante, questi circoli sono molto molto attivi, e il fatto che poi hanno deciso di partecipare a questa bella iniziativa significa proprio che c'è tanta voglia di fare, insomma, sono tutti eventi, ecco, sentiti e partecipati, anche il fatto di prestarsi, di venire qui in cucina. Poi ogni circolo ha le proprie tradizioni, insomma, c'è chi ha il determinato torneo, c'è chi ha la determinata uscita, comunque tutti molto attivi sul territorio, e questo, ecco, ci fa molto piacere. Allora, la sfoglia come deve essere? Sottile, 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 sottile. E posso dire anche un'altra cosa, che questo centro sociale l'ho visto nascere dal primo mattone. Sì. Io ce l'ho nel cuore, perché l'ho gestito per 3 anni. Che bello, che bello. Con tanta gente, con tanti ragazzi delle scuole di Sant'Urso, da tutte le parti, venivano a fare le cene di fine stagione scolastico. È stata una bellissima esperienza. Bene, le cose che si ricordano con la gioia e con l'emozione che si sente nella tua voce vuol dire che hanno lasciato un segno, quindi questa cosa ci piace. Sì. Ci emozioniamo qui davanti a queste chiacchiere, non ci possiamo emozionare, le dobbiamo friggere, abbiamo già preparato l'olio. Sono quasi pronte. Eccole. Allora, alziamo qua la fiamma. Io sono l'addetta ai fuochi e all'assaggio, mi raccomando, perché qua non ce ne dobbiamo perdere uno di questi dolcetti di carnevale, le chiacchiere fritte. Allora, la nostra sfoglia è pressoché pronta, la sottigliezza è quella desiderata, e serve la famosa rotellina, quella con cui si tagliano i ravioli, per intenderci. Allora, andiamo, via, striscioline. Strisce di 3-4 cm. Sì. Poi le tagliamo così, ci facciamo un taglietto in mezzo. Allora, le tagliamo 2-3 centimetri.
Dobbiamo rigilarle. Allora, rivediamo un attimo tutto quanto. Allora, tagliamo con la rotella il buco, il centrale. Facciamo un'incisione al centro, tagliamo delle sfogliette di 3 cm, ok? Voilà. Poi che cosa succede? Si gira in mezzo, si passa, si tira e si fa tipo un fiocco, non so come Quindi praticamente si prende un lembo, un'estremità di questa sfogliettina e la si inserisce rigirandola due volte all'interno, insomma, dell'incavo che abbiamo fatto in precedenza. Una volta dentro. E se qualcuno non fosse così bravo e le taglia semplicemente al centro, le taglia anche a così metà, però così sono più effetto, più belle, sono più scenografiche, ci piacciono. Esatto. Bene, le nostre chiacchiere sono pronte per essere fritte e adesso le buttiamo nell'olio bollente. L'olio di arachidi preriscaldato è pronto e adesso è ora di friggere le nostre chiacchiere. Quante ne possiamo friggere? Più di una contemporaneamente, perché sono piccole. Sì. Intanto iniziamo a mettere le nostre chiacchiere nell'olio di arachidi. Eccole qua, riusciamo a friggerne diverse perché abbiamo insomma un pentolone grande. Abbastanza grande. Che ecco qua la forchetta. Per poterle girare. Per farle dorare. In entrambi da tutte le parti. I lati, esatto. Comunque cuociono pochi minuti, il tempo della doratura, ecco. Poi essendo così piccole, si friggono anche in fretta. E con il quantitativo che abbiamo utilizzato oggi di farina, per quante persone possiamo considerarle? Anche per 4 persone. Sì. 4 persone, sì. Ok. Hanno già la giusta doratura e allora le mettiamo nella nostra carta assorbente, le faremo raffreddare e poi le cospargiamo di zucchero a velo questa volta. Una volta fredde, zucchero a velo per le nostre chiacchiere di carnevale. Le nostre chiacchiere sono pronte, le abbiamo fatte raffreddare e adesso lo zucchero a velo. Sono pronte per essere impiattate. Ed eccole qua le nostre chiacchiere pronte per essere portate in tavola. Io voglio ringraziare per queste chiacchiere Antonella e Fulvia, per queste e per le chiacchierate anche che ci siamo, fatte. Grazie a voi che avete dato questa disponibilità, con piacere, sì. Bene, io ringrazio il pubblico a casa e naturalmente vi do appuntamento con il prossimo circolo ricreativo e con la prossima ricetta.